Rinnovo del consigli di quartiere, quali saranno le novità e quando si voterà? La principale novità è che avvengono insieme alle elezioni politiche. Questo consente un risparmio di costi, ma anche una facilitazione per il cittadino che in 8 luoghi in cui già c'è il seggio elettorale per le politiche riceverà anche la scheda per eleggere i rappresentanti del consiglio di quartiere in cui vive. Sono mantenuti gli stessi elementi che c'erano nel 2015, quindi 16 anni per votare o per essere votati. La rappresentanza dei rioni qualora non ci fossero dei candidati e la possibilità naturalmente di iniziativa sul bilancio e di ruolo consultivo all'amministrazione comunale. Ci abbiamo messo probabilmente qualche mese in più, ma complice un po' la situazione generale e soprattutto l'obiettivo di facilitare il voto. Non so quale altra situazione migliorativa avremmo potuto pensare che quella di aggregare a un'altra elezione che avviene appunto il 25 di settembre. Siamo fiduciosi, speriamo e chiamiamo le persone a interessarsi naturalmente, ma questo già avviene a Verbania di quanto succede nel proprio rione, nella propria comunità, nel proprio quartiere, a candidarsi ed andare a votare. Dalle piccole questioni, e ricordo che far parte di un consiglio di quartiere significa anche avere un apprendistato, avvicinamento alla vita politica, che non è che per forza la devono svolgere solo alcuni, ma riguarda tutti noi. Questo è anche un po' l'auspicio e l'invito che vogliamo rivolgere a chi è molto giovane di provare questa esperienza, che chissà che non vengano fuori delle nuove passioni per la vita di ognuno di noi, appunto, e quindi da piccole cose concrete poi si passa anche a visioni più generali e grandi scelte della città. Grazie.